La ludopatia è sempre esistita, nel senso che è conosciuta, era conosciuta anche presso i greci, presso i romani, presso tutte le civiltà. È diventata un elemento di grande interesse ai tempi nostri perché sta diventando un'epidemia. La ludopatia è una forma di dipendenza patologica da un comportamento. Le caratteristiche neurofisiopatologiche sono le stesse identiche della dipendenza da sostanza, nel senso che viene stimolata attraverso un investimento di denaro su una probabilità molto piccola di vittoria, viene stimolato comunque il meccanismo del reward, il meccanismo dopaminergico del reward, del liking, del wanting, dell'appetito e della soddisfazione dell'appetito. È una dipendenza da comportamento, quindi mentre in linea generale per affrontare la dipendenza, la dipendenza patologica da qualcosa, è chiaro che noi dobbiamo distinguere la dipendenza patologica da quella fisiologica. La fisiologica è, per esempio, che io sono dipendente dalla persona che amo, certamente. Poi se io non posso fare a meno, nemmeno per un secondo, della persona che amo, è una dipendenza patologica. La dipendenza patologica nei confronti, cioè a tutti quanti magari è piaciuto fare un gioco in cui si vince o si perde, ma quando questo fatto diventa necessario, ripetitivo e vado in una sorta di astinenza se non posso farlo, lì abbiamo tutte le caratteristiche della dipendenza patologica, lì si è creato appunto il gambling patologico, ludopatia che dir si voglia. Comunque le dipendenze patologiche richiedono per la cura l'astensione dalla sostanza o dall'azione rispetto al quale si è sviluppata la dipendenza. Nei confronti delle sostanze è difficile, ma quando si tratta di ludopatia o di dipendenza da atti che partono comunque da me, che sono gesti che partono comunque da me, certamente l'astinenza è più difficile. Richiede interventi drastici perché la ludopatia, peggio di altre dipendenze, tende ad accelerarsi, cioè più gioco e più ho voglia di giocare, più investo e più ho voglia di investire. Dato che è riferito a un qualche cosa che poi ogni tanto dà delle vincite, la vincita in denaro che io ho dal gioco mi aumenta il desiderio e la dipendenza, perché è la ricerca comunque di un momento megalomanico. Quando vinco ho questa sensazione di trionfo, una grande soddisfazione di trionfo, è quasi un orgasmo psichico quello che provo, estremamente effimero e che è seguito da un down. Quindi ecco la caratteristica della droga. C'ho un'app che è megalomanico, emotivamente largo, quasi di euforia, e poi ho il down, più o meno come succede con la cocaina, solo che questo succede rispetto a un oggetto. Bisogna essere drastici in che senso? Uno, sull'uso del denaro da parte della persona ludopatica. Questa deve accettare, la persona che ha la ludopatia deve accettare di gestire il denaro in maniera diversa da come ha fatto fino a quel momento. La riduzione della disponibilità di denaro, di carta di credito, deve essere estremamente ridotta e la persona deve accettare. Le forme migliori di intervento sono
anche farmacologiche, nel senso che per esempio dare farmaci che aiutino un po' il tono dopaminergico può essere estremamente utile, non risolutivo. L'aiuto principale viene uno dal gruppo dei pari, cioè quelle, il fatto di partecipare a attività di gruppo con persone che hanno già avuto o che hanno ancora il problema, la psicoterapia personale, là dove la ludopatia ha così, delle relazioni di senso, di significato con problematiche familiari, la terapia familiare.